Benvenuti a questa nuova puntata di In compagnia di Giacomo o Mattinata con Giacomo, che dir si voglia. Venerdì, Venerdì Santo, tra le altre cose, per diciamo il cattolicesimo, un giorno se vogliamo di rispetto. Venerdì in diretta come tutte le settimane, il lunedì e il venerdì in diretta su Orobit Channel 98 0346 20 950. Il centralino o il centralone dell'emittente. Oggi una puntata un po' particolare che ci farà conoscere due paesi soprattutto, ma una valle che è chiamata comunemente la Valle del Riso ed è una valle vicinissima a Pontenossa. Se uno sale, diciamo, da Bergamo prima di entrare nell'abitato di Pontenossa, girando sulla sinistra, va a imboccare la Valle del Riso. Se invece la persona si trova dall'altra parte, vale a dire si trova a Serina, sale la Valparina, si porta ad oltre il colle, si porta al colle di Zambla e da lì scende sempre in Valle del Riso, incontrando prima il comune di Oneta, prima ancora tutte le frazioni del comune di Oneta e poi incontra Gorno. C'è una terza possibilità per arrivare in Valle del Riso, ma è una possibilità, chiamiamola ciclopedonale. Dall'abitato di Premolo Alto, dalla località Ceradello, si può arrivare alla frazione San Giovanni di Gorno, però è percorribile, diciamo, soprattutto a piedi o in bicicletta. Adesso, prima di presentarvi l'ospite, un attimo di suspense, ci ascoltiamo un piacevole brano musicale. Quei sabato sera passati con te, quel solito appuntamento che avevi con me, si sentiva nell'aria odori e profumi di vino e caffè, e l'orchestra sul palco suonava fino alle tre. Vecchia Valera che portavi allegria nei cuor, vecchi ricordi di serate risate di amor, vecchio stornello che ballavo ogni sera con lui, mi ricordi quei giorni felici con tutti gli amici che mai scorderò. Ricordo quei sabato sera così in compagnia. Ricordo intanto rivivo la dolce magia. Se ripenso a quei giorni, ma quanti ricordi mi viene nostalgia. Ma rivivo i momenti felici con la fantasia. Vecchia Valera che portavi allegria nei cuor, vecchi ricordi di serate risate di amor, vecchio stornello che ballavo ogni sera con lui, mi ricordi quei giorni felici con tutti gli amici che mai scorderò. Vecchio stornello che ballavo ogni sera con lui, mi ricordi quei giorni felici
bici con tutti gli amici che mai scorderò. Mi ricordi quei giorni felici con tutti gli amici che mai scorderò. Rieccoci in studio, adesso finalmente posso presentarvi l'ospite, non perché non ci fosse, ma perché volutamente abbiamo voluto aprire con un brano musicale. Allora, parliamo della Val del Riso, parliamo di Gorno, e a Gorno abbiamo questo signore che si chiama Mauro Abbadini, grazie Mauro di essere qui con noi, che è titolare della fattoria didattica Ariete, proprio di Gorno, e che neanche a farlo apposta in questi periodi compie i primi 20 anni. Mauro, a te la parola. Partiamo da Gorno, partiamo dalle miniere, prima di parlare della tua fattoria. Certamente. Allora, grazie dell'invito. Valle del Riso, come dicevi giustamente, è composta da due paesi, Gorno e Oneta, due paesi che sono, diciamo, famosi per la storia mineraria. Sotto le montagne e sotto i paesi di Gorno e Oneta ci sono certificati centinaia e centinaia di chilometri di miniere. Miniere che sono storiche, miniere che si può parlare anche degli antichi romani che sono stati nelle nostre miniere, eccetera, e tante altre popolazioni, eccetera. C'è stato anche, tanto per capire l'importanza di queste nostre miniere, c'è stato anche all'inizio del 1500 anche Leonardo da Vinci nelle nostre miniere, per cui è una cosa importante. Centinaia di miniere che sono state ricavate nell'ultimo più o meno dal 1850 fino al 1982, anno in cui le hanno chiuse. Sono state chiuse per motivi, scelte politiche, eccetera, però dentro le nostre miniere, dentro le nostre montagne c'è ancora tantissimo materiale minerale di primissima qualità, dicono gli esperti, minerale che è conosciuto con tre nomi in modo particolare: la blenda, la calamina e la galena. Blenda e calamina per avere il metallo chiamato zinco e la galena per avere il metallo chiamato piombo, e anche un po' di argento si può ricavare. Sono state chiuse nel 1982 e adesso c'è una società australiana che vorrebbe riaprirle a scopo estrattivo, però nel frattempo ci si è mossi per renderle fruibili anche a livello turistico. E infatti in Val del Riso al momento ci sono tre pezzi di queste centinaia di miniere visitabili dal pubblico. La prima è stata quella che abbiamo aperto alla fattoria Ariete, denominata miniera polveriera. Un'altra è quella seguita dal comune con l'ecomuseo delle miniere di Gorno nella località Costa Iels, e l'altra invece si trova sul comune di Oneta, miniera Foghera, che è sempre seguita da noi della fattoria Ariete. Alla fattoria Ariete, eccetera, sono alcune centinaia di metri in cui si entra dentro e sono stati posizionati delle attrezzature, dei macchinari, delle antiche fotografie, e si può conoscere dal vero questo antichissimo lavoro che facevano i nostri nonni, i nostri padri. Allora Mauro, per non far torto a nessuno e anche per completezza d'immagine, dobbiamo dire che il percorso minerario si sviluppa anche oltre Zambla, che è l'altra valle, esattamente sul comune di Oltre il Colle. Esattamente. Che i tre paesi fulcro di queste miniere sono appunto Gorno, Oneta e Oltre il Colle, sotto miniere che si trovano sotto i monti del Monte Alben, il Monte Gremi, il Monte Arera, il Monte Menna, piuttosto che anche, dobbiamo dire, anche dalla parte, verso Clusone, Parre e Premolo, sotto il Monte Trevasco e il Monte Belloro, anche lì ci sono miniere che facevano sempre parte tutte del comprensorio minerario delle miniere della Valle del Riso. Ecco, parlando di miniere in senso generale, e proprio per fare una completezza d'immagine, ricordiamoci anche che negli anni scorsi ci sono state delle ricerche, basate sull'uranio, in quel di Valgoglio, nella frazione Novazza,
E per completezza d'immagine c'erano alcune miniere sopra Lizzola, che allora era una frazione del comune di Oltrepovo, vale a dire Vilminore di Scalve, e non dimentichiamo le miniere di Di Scalvi. ferro che c'erano e che sono visitabili turisticamente a Schilpario, perché Certo. è giusto dare un'esatta immagine, anche perché se uno parte e dice voglio andare a vedere un percorso minerario, almeno ha una completezza d'immagine. Certamente. Torniamo alla Valle del Riso, torniamo a Gorno, è facile arrivare a Gorno. Allora, è facilissimo, diciamo, arrivare a Gorno, come dicevi tu, salendo dalla Valle Seriana piuttosto che dalla Valle Brembana, all'altezza di Ponte Nossa c'è la deviazione sulla sinistra che porta in Valle del Riso ed è facilissimo arrivarci. Da Bergamo sono all'incirca 30 km, piuttosto che dalla Valle Brembana, salendo da San Pellegrino, Serina, oltre il Colle, eccetera, anche lì sono altrettanti 30-35 km e si arriva facilmente. Ecco, e poi lì è tutte le nostre montagne, come dicevi, sono tutte traforate, sono tutte zone di miniera, partendo dalla Valle di Scalve, la Valle del Riso, piuttosto che arrivare anche ad Ossena, che è tutto un comprensorio minerario incredibile. Ecco, ricordiamo, hai fatto bene a farmelo venire in mente, ricordiamo che Dossena, anche lì è stato un campo minerario, spero di avere prossimamente qualcuno di Dossena perché so che turisticamente stanno evolvendosi col ponte tibetano, con la passerella e con altre cose. Torniamo a Gorno. Gorno, so che il nostro regista ha recuperato un vecchio filmato dell'Istituto Luce. Che, eccolo lì, la Valle dello Zinco, che è un filmato realizzato nei primi anni 50, ce lo vediamo un attimo. Magari possiamo anche commentarlo se tu sai qualcosa di questo filmato. È un vecchio filmato, sì, recuperato dall'Ecomuseo delle Miniere di Gorno, fatto intorno agli anni 50, che racconta in modo particolare delle nostre miniere, ma in modo particolare della costruzione dello stabilimento, adesso si chiama Ponte Nossa SPA, dello stabilimento in cui È una delle diciamo, poche. venivano lavorati. Veniva fatto tutto in loco, venivano lavorati i minerali estratti dalle nostre miniere. Prima della costruzione di questo stabilimento venivano portati, diciamo, venivano portati all'estero questi minerali per la definitiva Qui stiamo lavorazione. vedendo il Questo vecchio è abitato di Oneta. Gorno. Ah, No, quello lì Oneta. è Oneta. È lì a Campello dove c'è il villaggio minerario, dove c'erano le palazzine abitate dai dirigenti, ecco. Piuttosto che Dalle maestranze. dal direttore delle miniere, cioè il palazzo di miniere, esattamente. Cioè la direzione era sul comune di La Gorno. direzione era sul comune di Gorno, proprio lì nella zona di Campello, esattamente. Anche altre miniere diciamo, che non erano in Val del Riso, mi viene in mente le miniere di Monteneve, in Val Ridana, eccetera, sempre seguite dalla stessa società, facevano sempre capo, la loro direzione era lì a Campello, a Gorno. Ecco, so che negli Ecco. anni si sono susseguite tre o quattro aziende Esattamente inglesi, la belgi. Crown Spelter, la Vieil Montagne e poi diciamo nel periodo intorno alla della Seconda Guerra Mondiale, un pochettino prima, diciamo sono state requisite dallo Stato. Ecco, se non E erro, c'è stato un grosso contributo del piano Marshall per la realizzazione dello stabilimento. Tant'è che se andiamo a vedere il nome del regista, ecco, qui vediamo Le le teleferiche che teleferiche portavano il materiale. era interessante, erano c'erano decine e decine di chilometri di teleferiche che collegavano le varie miniere con il punto di raccolta, che una volta inizialmente era sul comune di Oneta, la laveria di Oneta, poi è stato tutto trasportato alla laveria di Gorno ed era un mezzo, diciamo, esterno alle miniere per portare il materiale, piuttosto che internamente alle miniere c'erano le discenderie che facilitavano la discesa dall'alto della montagna fino al piano di carreggio esterno per portare questo minerale alle laverie. Ecco, stavo Ecco. dicendo prima che se uno guarda, questo è lo stabilimento, è praticamente conclusa la costruzione, quella che Esattamente. allora veniva chiamata Sapez.
giusto? la Sapez, l'Ammi, eccetera, ha cambiato Esatto. anche lì un po' di nomi e ci lavoravano centinaia e centinaia di persone. Ecco, volevo concludere il discorso del regista. Il regista di questo film, Joe Paletta, lo dice lungo che fosse un americano, qui con il piano Marshall. Lo dice Esattamente. lungo il fatto medesimo di aver realizzato il filmato perché noi eravamo appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e grandi mezzi tecnici non ne avevamo. Tramite col beneficio di questo piano Marshall è stato costruito questo Questa cos'è stabilimento. la Questa qua è laveria? la laveria, era il punto di raccolta di tutto il materiale delle varie miniere, sia di Parre Premolo piuttosto che da Oltre il Colle, piuttosto che dalla Valle del Riso. Veniva tutto portato lì alla laveria, lì subiva la prima lavorazione e poi veniva portato tutto giù all'AMMI, ecco, giù allo stabilimento. Quell'imbocco di quella galleria che c'è all'inizio di Ponte Nossa e che ovviamente è stata murata ed arrivava al piazzale Calamina di Ponte Nossa, portava già il materiale finito? Allora, c'è una galleria che passa proprio lì vicino al provinciale, che Esatto. era il collegamento, diciamo, della ferrovia che entrava all'AMMI, Direttamente entrava nello nello stabilimento. stabilimento per caricare il materiale che poi veniva via mare portato Sì, all'estero. perché dobbiamo ricordare che allora in Valseriana esisteva la ferrovia. Diciamo che la Adesso ferrovia. purtroppo abbiamo un tram, chiamiamolo veloce, che si ferma ad Albino. Diciamo che la ferrovia, possiamo dire, è stata incentivata alla costruzione alla fine del 1800, mi sembra, proprio grazie al discorso delle miniere. Allora Mauro, adesso mi permetti un attimo. Vorrei salutare la signora Gabri e la signora Iolanda, che sono di Carvico, Carvico è in provincia di Bergamo, e nel contempo voglio anche salutare un caro amico, la sua signora e tutta la sua famiglia, che è Andrea delle Fiorine, frazione di Clusone. E quindi ci ascoltiamo ancora qualcosa di piacevole. Così, Grazie, grazie grazie Francesco, Angelo, grazie, grazie. Emanuela. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano? Poesia di un amore profano. La paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore Che ne sai di mio un ragazzo è per roccia vedere che ormai mostrava tutte quante le e sue sfida il idee? tempo La e mia sfida il specialità vento e per tu rubare lo la sua sai, virginità. sì Che tu ne lo sai? sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra. Che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva, chissà perché, chissà, sì, adesso è tu lo verità.
nuove notti e nuovi giorni, cara. Ho in mano una vecchia lanterna o lampada da minatore, queste funzionavano col carburo, oggi ci sono tecnologie sicuramente innovative e ci sono i diodini LED. E ne approfitto un attimo perché il signor Giordano di Lovere chiede se alla fattoria Ariete si possono portare bambini di 4 anni e perché lui vorrebbe portare i suoi nipotini. La risposta è sì. E poi qui c'è una precisazione da fare. La fattoria Ariete, per la didattica, vale a dire per le scuole, riapre il 5 d'aprile, perché poi ci sono i gruppi, diciamo, contingentati. Mentre per il pubblico generico riapre il 25 di aprile e protrae l'apertura fino alla fine di ottobre, perché questo è il periodo canonico che il signor Mauro ha dedicato alla fattoria. Un'ultima cosa prima di ridare la parola al mio ospite. La signora Franca di Esmate augura buona Pasqua a Laurina di Merate e le dice anche ti aspetto a Pasquetta. Bene, buona Pasqua anche da parte nostra. Allora Mauro, torniamo un attimo alla miniera e alla lavorazione, perché tu mi stavi dicendo, microfoni spenti, tutto quello che succedeva. Il minerale veniva estratto, veniva portato alla laveria. La laveria cos'è? Spieghiamolo, perché uno pensa magari che sia dove si lavano i panni. Allora, la laveria era il punto di raccolta di tutto il materiale estratto dalle nostre miniere. Lì il materiale subiva una prima lavorazione che per, diciamo, alleggerire questo materiale del materiale di scarto. Il materiale che poi rimaneva veniva portato giù allo stabilimento, dove subiva l'ulteriore definitiva lavorazione. Dallo stabilimento lì dell'AMMI, come l'abbiamo chiamato prima, uscivano i lingotti di piombo, di zinco, purissimi, quasi puri al 100%. Ecco. Ecco, e la lavorazione nello stabilimento, se non erro, era tutta elettrolittica. Esattamente, adesso io non sono esperto di questi metodi, però ecco, era tutto un procedimento con delle vasche elettrolitico, esattamente. Sì, ecco, le stiamo vedendo. Come in queste porte. Vasche circolava della corrente continua, con un polo positivo e uno negativo, come le batterie delle auto, e il minerale che aveva una carica negativa veniva attratta dalla carica positiva, praticamente si formavano tanti pannelli, tante lastre da cui poi veniva estratto, diciamo, il minerale che poi sarà stato cotto, lavorato, eccetera. Qui stiamo vedendo la centrale elettrica, esatto, che sicuramente un bel po' di migliaia di kilowatt consumava. Centrali idroelettriche, anche quelle sono importantissime per la nostra valle, perché alla fine del 1800 già in Valle del Riso c'era una centrale idroelettrica sul comune di Oneta, lungo il fiume Riso. Ecco, fiume Riso, ecco, Valle del Riso, l'origine del nome della valle è data dal nome del fiume Riso. Torrente Riso, noi l'abbiamo elevato a rango di fiume, ecco. Sul torrente c'era questa centrale idroelettrica, adesso ci sono solamente i ruderi. All'inizio poi del 1924, se non sbaglio, questa centrale è stata trasportata all'interno delle miniere e dava la possibilità di avere la corrente elettrica per far funzionare i meccanismi della miniera, utilizzati dalla miniera, piuttosto che anche i paesi della valle avevano la possibilità di avere anche loro la corrente.
Questa centrale idroelettrica poi è stata rinnovata una decina di anni fa, sempre all'interno della miniera, utilizzando sempre l'acqua del torrente del fiume Riso. Una piccola chicca che io ho preso nei miei divagamenti e nei miei anni. Il torrente, anzi il fiume Riso, davanti allo stabilimento Sapes Ammi Ponte Nossa SPA, è stato deviato per una cinquantina o un centinaio di metri, altrimenti scorreva, diciamo, dove noi vediamo il piazzale dell'attuale stabilimento. Esattamente, Anche sì. lì è stata fatta un'opera di ingegneria idraulica per portare il torrente senza invadere e, diciamo, creargli ancora un alveo naturale, senza cementificare praticamente. Giusto? Esattamente, sì, diciamo che lì, diciamo dove c'è adesso lo stabilimento, era tutta una pianura coltivata dai contadini di allora. E quando sono arrivati questi fondi del piano Marshall, diciamo che è stato tutto, tra virgolette, requisito per costruire lo stabilimento, e logicamente c'era la necessità di imbrigliare il fiume in un modo corretto, e l'hanno infatti spostato sul lato destro del monte. Ecco, il fiume in oggetto non è, diciamo, captato lì per funzioni dello stabilimento, perché non, diciamo che con quel tipo di lavorazione lì non occorre tanta, non occorre acqua, soprattutto. Di conseguenza, diciamo che il fiume è stato solo deviato, ma non è perché lo Diciamo dovessero prelevare e ributtare. che la captazione del fiume per le centrali idroelettriche, poi ce ne sono altre, ce n'era una lì dove c'era la zona centrale, dove c'era anche un ristorante fino a pochi anni fa, lì c'era una centrale idroelettrica. C'è un'altra centrale idroelettrica tuttora funzionante al Ponte del Costone, che prende l'acqua sempre Dal fiume, torrente dal Riso, torrente, più che dal Riso, dal dal Musso. Musso, dal torrente Musso, e c'erano varie realtà di questo tipo perché serviva tantissima corrente elettrica per le lavorazioni. Allora, se uno si porta nella frazione Riso di Gorno, a un certo punto vede un canale quadrato prima di salire all'abitato di Chignolo Doneta, perché lì poi c'è un divagamento, diciamo, geografico. Quel canale lì attraversa la montagna. E se uno va prima del Ponte del Costone, salendo da Bergamo, e guarda, vede una condotta che scende, che è quella della centrale. Adesso linea alla regia per una pausa tecnica.